Il maltempo ha rovinato solo in parte la festa sul Gran Sasso e nelle località vicine. Nonostante il brutto temporale con grandinata che si è abbattuto sull'Aquila nel pomeriggio, metà giornata è andata alla grande. Tanta gente in ostello e negli altri luoghi di ritrovo in quota. Una giornata che si è cercata di rendere ordinata, vista la grande affluenza, e la gestione dei parcheggi, tutto sommato, è stata positiva, fatta eccezione per una quota di indisciplinati che, come sempre, non tiene conto delle indicazioni degli operatori. Bene anche la funivia del Gran Sasso, che, nonostante le prescrizioni, ha fatto registrare nella sola giornata di Ferragosto tra gli 800 e i 1000 passaggi, anche se a causa del violento temporale è stata costretta ad interrompere le corse, il tempo necessario per tornare alla normalità. Insomma, sul Gran Sasso il bilancio è stato positivo e anche in città si è registrato un buon numero di turisti. Ci sono stati anche dei piccoli incidenti, ma per fortuna senza gravi conseguenze. L'elisoccorso regionale di Stanza all'Aquila è intervenuto per soccorrere un papà che, nel tentativo di proteggere il figlio in difficoltà, è caduto dalla seggiovia delle Fontari, impattando contro le reti di contenimento poste prima della stazione di monte e installate proprio in caso di caduta a causa sollevamento anticipato della barra. L'uomo è stato portato in ospedale, ma se la caverà con la sola lussazione della spalla. Nel pomeriggio il soccorso alpino è intervenuto anche su un sentiero all'interno del parco della Maiella per prestare soccorso a una donna che ha avuto un trauma alla caviglia. La donna è stata recuperata e trasportata in ospedale a Chieti, riaccompagnando a valle il marito che era con lei. Nell'ultima settimana c'è stato un grande afflusso su a Campo Imperatore, culminando con la giornata di ieri di un tutto esaurito, sia a monte che a valle. A monte bisogna dire che c'era parecchia gente, siamo riusciti abbastanza ad ordinare il traffico, con i parcheggi a monte. E i numeri ci danno ragione. Ieri la funivia è stata intorno alle mille, ai 1000 primi passaggi. La seggiovia delle Fontari, che collega il rifugio con il parcheggio a monte, ha avuto 1500 passaggi. Questo è, diciamo, un segnale di grossa presenza e speriamo che continui almeno fino a fine mese. Una raccomandazione per tutti, visto il temporale di ieri pomeriggio, prima di uscire di casa, assicurarsi sulle condizioni meteo e affrontare percorsi che siano adatti alle proprie capacità tecniche e fisiche. Quindi non roviniamo una giornata di festa, facciamo quello che sappiamo fare e divertiamoci.